If you remember, my grandfather went to prison, but I think prison was good for him. Mio nonno ha trascorso 27 anni in prigione, ma penso sia stata una cosa buona per lui. Gli ha dato il tempo di riflettere su cosa fosse meglio per il nostro paese. Abbiamo bisogno di leader così, che costruiscono il futuro. In questi giorni i leader africani stanno muovendo i primi passi per trasformare l'Africa in un'area di libero scambio. Che cosa ne pensa? Credo sia una cosa molto buona per l'Africa, un progetto che riuscirà a spingerla in avanti. Per la prima volta i paesi africani saranno liberi di commerciare i prodotti tra loro. E no, aspettate, non è la prima volta. L'Africa lo faceva già prima che venisse colonizzata. Dobbiamo tornare a quei tempi. Inoltre, secondo me, l'area di libero scambio è un buon piano per trascinare i paesi più deboli in avanti, così come ha fatto e sta facendo l'Unione Europea. Purtroppo l'Africa non ha il lusso di prendersi tutto il tempo di cui ha goduto l'Europa per realizzare il processo di integrazione. Questo perché l'Africa è stata colonizzata e il colonialismo è durato davvero a lungo. Ma quello che ora ci serve è il cambiamento e deve avvenire adesso. Qual è la situazione in Sudafrica e nei paesi africani più in generale? Il 60% dell'Africa è ancora rurale, quindi abbiamo ancora molto lavoro da fare in tema di donne, uguaglianza di genere, accesso all'educazione e ai servizi sanitari. La mia fondazione, la Thembekile Mandela Foundation, si occupa proprio di rispondere a queste sfide che sono ancora molto grandi e non dimentichiamo lo sviluppo dei giovani. Quanto alla situazione della donna, in Sudafrica, così come in Africa o nel resto del mondo, purtroppo è la stessa. Le donne devono ancora confrontarsi con tante sfide come pari accesso al lavoro, uguaglianza nei salari, violenza di genere, stupri. Il problema è che molti paesi dell'Africa sono terzo mondo. Così risolvere i problemi diventa più complesso. L'Europa e anche l'Italia fanno i conti con un forte flusso migratorio dall'Africa. Che cosa ne pensa? I migranti non sono assolutamente una sfida che riguarda solo l'Italia, è piuttosto un fenomeno globale. I flussi coinvolgono la Libia, l'America centrale, l'Asia e il Sudafrica, il mio paese. Le migrazioni sono legate alla lotta per accaparrarsi le risorse economiche e più avremo leader politici corrotti che si appropriano delle ricchezze senza redistribuirle equamente, più assisteremo all'aumento delle migrazioni, perché le persone vanno dove sperano di vivere una vita migliore. Che cosa direbbe a chi costruisce muri per fermare i migranti? Così come in casa una parete costituisce una barriera, anche tutti gli altri tipi di muri creano una separazione, che sia all'interno di un villaggio o tra regioni o paesi. I muri sono un elemento divisivo, non servono a incoraggiare la legge, né l'unità o il benessere, è sempre meglio puntare sul dialogo. Come si combatte il razzismo? Voglio citare le parole di mio nonno. Possiamo appartenere a culture o gruppi etnici diversi, ma in fin dei conti apparteniamo tutti a un'unica razza, che è quella umana. Il perdono, invece, è ciò di cui abbiamo bisogno per essere umani. Ciò che distinse mio nonno da qualsiasi altro politico è stata la sua capacità di perdonare. Mio nonno ha trascorso 27 anni in prigione e quando è uscito ha perdonato chi lo aveva incarcerato. Si rifiutava di sentirsi ancora imprigionato nell'odio. Il ricordo più bello che ho di lui era la sua grande umiltà. Era capace di dialogare con chiunque. Per lui eri un essere umano, quindi meritavi di essere trattato con rispetto e dignità. La sua umiltà è una cosa che mi manca molto.